Adesso vi presento colei che mi è stata accanto in questa grande avventura, Mary Donofrio, e la dottoressa del web, la nostra chiocciolina Antonella Orsini. Buonasera, ben ritrovato Samuele, benvenuti cari telespettatori. Guardate già che splendore. È chiaro che non cambiano canale, la bellezza, l'intelligenza, la simpatia, va bene così. Prenda posizione, Mary, chi abbiamo? Samuele, io sono felicissima, finalmente abbiamo vinto questa Coppa Italia dopo appena 26 anni, con due... La Coppa Italia? La Coppa Italia, dopo 26 anni. Dopo appena 26 anni. Ho fatto una battuta, attenzione, facciamo battute che quelle del Napoli seguono la nostra trasmissione, potrebbero vedere si vede che piace anche a quelli del Napoli, globuli azzurri. Attenzione, certo. Le domestiche ed altro, prego. Con i gol di Cavani ed Amsic, che poi lo dobbiamo dire, per noi napoletani è stata davvero una doppia vittoria, perché vincere al cospetto della Juventus o Rubentus... qualcuno mi suggeriva anche la Rubentus, è stata davvero una grande vittoria. Tanti tifosi si sono riversati per le strade di Napoli, tanti fuochi d'artificio, e poi abbiamo festeggiato anche due addii, uno certo e sicuro che appunto è stato quello di Del Piero, e quello di Lavezzi, vabbè, poi ne parleremo più tardi, c'è ancora un punto interrogativo. Dopo interrogo, ti dico pure altri due che stanno per partire dal Napoli. E tra l'altro Samuele, a parte il tuo balletto e la mia canzone che ha portato fortuna, dai, prendiamoceli questi meriti, poi questo trofeo va alla nostra città, alla squadra, ma soprattutto a noi tifosi dai globuli azzurri che ci abbiamo creduto fino in fondo. Quindi un applauso a noi tifosi, grazie. Ecco. Va bene così, presentiamo velocemente. Sì, questa sarà una puntata strepitosa, il viaggio conclusivo, lo potremmo definire, di globuli azzurri. Nel corso di questo programma spesso ci hanno accompagnati dei magistrati illustri, questa sera abbiamo il piacere di averne addirittura due. Passo subito a presentare il presidente delle Toghe Azzurre, Nicola Russo. Ciao Nicola, benvenuto. Buonasera, a te. Presidente. Ha ricoperto varie cariche presso l'Associazione Nazionale Magistrati, spesso scrive anche per il nostro mensile Globuli Anche Azzurri. Anche sull'ultimo numero, eh? Assolutamente sì, grandissimo tifoso del Napoli e molto competente, Tullio Morello. Ciao Tullio, benvenuto a te. Ciao a tutti, buonasera a tutti. L'abbiamo apprezzato in benvenuti al sud, in benvenuti al nord, per il suo dialetto speciale e particolare. Pensa, arriva direttamente da Cannes per il film Big House di Matteo Garrone, dove ha interpretato il ruolo di un calzonaio. E con noi il grande attore Salvatore Misticone. Ciao, ben ritrovato. Competente di calcio. E abbiamo il piacere di avere questa sera con noi a Globuli Azzurri il consigliere regionale, il dottor Nicola Caputo. Grazie, salve, Nicola. Buonasera, benvenuta a lei. Il nostro prossimo ospite ha fatto della sua passione un lavoro e del suo lavoro una passione. È anche un neopapà, è papà della bellissima Danila, e imprenditore Macron, e con noi Alberto Zasso. Ciao Alberto, benvenuto. Buonasera. A te. Un benvenuto anche alla nostra tribunetta VIP. Quante belle donne! Io volevo salutare nello specifico due belle fotomodelle. Diamo il benvenuto a Francesca Nizzolino. Buonasera, benvenuta a te Francesca. Un saluto speciale alla bionda, cioè abbiamo la bionda e la rossa questa sera, Anita Di Marino. Ciao Anita, benvenuta a te. Entrambe accompagnate dall'avvocato Marcello Lala. Competente. Ciao Marcello. Di calcio e di belle donne. Esattamente. Adesso diamo